Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Intanto vi diciamo subito che per Lavattiero si è lasciata sfuggire un segreto su Mirko. Questo è quello che si legge ormai da ieri sul web, ma cerchiamo di capire cosa in realtà è successo. L'ultima notte con lui, titola qualche giornale. Perla ovviamente sta in casa e ormai è scoppiata, non riesce più a trattenere né la rabbia a volte né le parole. E in un'intervista radio è stata rivelata che pochi giorni prima di Temptation Island Mirko stava organizzando la proposta di matrimonio a Perla e poche ore dopo sono emersi altri dettagli. La coppia più chiacchierata fa parlare ancora di sé, ma sarà una strategia? Intanto dopo la festa che c'è stata al Grande Fratello l'altra sera, Perla ha fatto diversi brindisi con Letizia e tra un bicchierino e l'altro si è lasciata andare a una confessione. Ovviamente un'ultima notte passata con Mirko senza telecamere, ma quando sarà avvenuta? Se tornasse lui qui dentro una settimana, ha detto Perla, e che fa? Se lo voglio qui mi mettere solo in difficoltà, non è che cambio io sono io, all'inizio non ero come adesso, è il mio modo di essere, io sono diesel, io sono subentrata in un contesto già formato e piano piano carburato, me lo dice sempre anche Mirko, che sono una che parte piano piano, non potevo entrare a bomba, io amo, sono un diesel, dice a Letizia, dentro in una situazione televisiva di 2 mesi e cerco di conoscere le persone. Pensate da cosa arrivavo, non vedevo Mirko da 5 mesi, ha continuato la Geffina il giorno prima di entrare a Temptation, la notte prima siamo stati insieme, sì, in quel senso, poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro, non è stata una cosa normale, credo si capisca. Avete capito voi mentalmente io cosa ho dovuto affrontare? Io che penso che l'ultima volta da sola con lui siamo stati insieme e poi lo rivedo in una casa con 1000 telecamere. Questa è la rivelazione, quindi prima di entrare a Temptation Island, la sera prima, Mirko e Perla, insomma, hanno consumato questa la rivelazione, che ovviamente non ha nulla di strano, ma potrebbe cozzare proprio con quello che poi è successo nella casa, le liti. Ovviamente nella casa di Temptation, nella villa in Sardegna dove le liti e ovviamente la separazione poi è avvenuta con l'intervento anche di Greta Rossetti. Diteci cosa ne pensate voi amici di Nova News 24, intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.